Buongiorno, sono le 11:49 minuti in studio Massimo Bonella. Riprendiamo in diretta con Ecomondo 2000 dagli studi di Pinetologi TV online, All News, in collegamento diretto con sitewebnetwork.it. Saluto anche Rosario Moreno in regia centrale a Treviso. Dunque, parliamo degli OGM. Il Parlamento europeo boccia il mais OGM della Pioneer. Il Parlamento europeo dunque approva una risoluzione che ufficializza l'obiezione al mais OGM presentata dall'eurodeputato Andrea Zanoni in commissione ENVI. Il Consiglio prenda atto della volontà del popolo europeo. Il governo italiano faccia sentire la sua voce a Bruxelles. Ci opponiamo all'adozione della decisione del Consiglio UE relativa all'immissione, scusate, in commercio per la coltivazione di un grano turco della Pioneer Linear 1507, geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri. Questo si legge nella risoluzione approvata al Parlamento europeo a Strasburgo, 385 favorevoli, 201 contrari, 30 astenuti, promossa dall'eurodeputato PD Andrea Zanoni in commissione ENVI Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare, insieme ad altri 8 deputati di altri paesi dell'Unione Europea. E poi ancora invitiamo la Commissione a non autorizzare nuove varietà di OGM e a non rinnovare autorizzazioni precedenti, fin tanto che i metodi di valutazione del rischio non saranno stati sensibilmente migliorati. Andrea Zanoni ha dichiarato: "Accolgo con estrema soddisfazione il voto del Parlamento europeo con il quale è stata approvata la mia risoluzione che blocca questo nuovo mais OGM. Devo purtroppo constatare che troppi deputati italiani hanno votato contro la risoluzione. Mi auguro che il Consiglio Unione Europea prenda atto del voto del Parlamento europeo, unica espressione del volere popolare in Europa. Ad oggi le posizioni sugli OGM sono troppo contrastanti e all'interno degli stessi paesi membri, scusate, all'interno degli stessi paesi membri, il quadro normativo presenta ancora troppe lacune. Prima di proseguire a livello europeo sugli OGM bisogna assicurarsi dal punto di vista normativo che i paesi contrari al transgenico, come l'Italia, possano tutelare i propri consumatori. Mentre in Europa chi come me è favorevole, prosegue Zanoni, al biologico e contrario al transgenico, continua la battaglia no OGM, anche l'Italia deve fare la sua parte. Il governo italiano deve regolamentare definitivamente la questione OGM e far sentire la sua voce in Europa, dove quella dei paesi pro transgenico, come la Gran Bretagna, si sente forte e chiara. I decreti di divieto temporaneo, addirittura senza sanzioni, servono solo a rimandare la soluzione di un problema che gli italiani chiedono di risolvere da troppo tempo e riassumibile in tre parole: no agli OGM, conclude così Andrea Zanoni. Veniamo ad alcune note. L'11 novembre 2013 la Commissione europea ha deciso di sottoporre al Consiglio dei Ministri dell'Unione europea una proposta per l'autorizzazione alla coltura del mais 1507 immesso sul mercato dalla società Pioneer. Si tratta di un mais modificato in modo da produrre una tossina pesticida e da resistere a forti dosi di un erbicida, il glufosinato. Se approvato, si tratterebbe del secondo mais OGM coltivato in Europa a fianco della Monsanto 810. Secondo Greenpeace, l'Agenzia Europea di Sicurezza Alimentare ha pubblicato diversi pareri scientifici che sottolineano il pericolo impatto delle tossine rilasciate dal mais MON 1507 nei confronti di alcuni insetti come farfalle e tarme. Con la decisione di chiedere al Consiglio Unione Europea di autorizzare il nuovo mais OGM, la Commissione Europea ha iniziato un vero e proprio pressing sui governi degli Stati membri perché si decidano a sbloccare l'iter di approvazione di una nuova direttiva proposta nel 2010 che conferirebbe a ciascun paese il diritto di vietare le coltivazioni transgeniche sul proprio territorio, anche quando sono state autorizzate a livello comunitario, proposta finora bocciata dall'opposizione soprattutto di tre grandi stati membri, Regno Unito, Germania e Francia. E questo fa pensare
Proseguiamo. Dopo i tre pareri scientifici di aggiornamento delle valutazioni e la gestione dei rischi prodotti dall'Agenzia Europea di Sicurezza Alimentare, la Commissione ha modificato sostanzialmente la proposta originale, ad esempio per quanto riguarda le regole di etichettatura, il monitoraggio e le pratiche del piano di gestione della resistenza degli insetti, senza consentire che questa nuova proposta fosse discussa e votata al comitato permanente prima di essere sottoposta al Consiglio dei Ministri, articolo 5 della decisione 1999/468/CE. Ed ora veniamo alle ultime notizie di queste ultime 24-48 ore. Dunque, Italia, maltempo, deragliamento del treno. L'impressione che ho avuto sorvolando il luogo del deragliamento è che ci troviamo di fronte non all'opera del fatto, ma dell'uomo. Così il procuratore capo di Savona, Granero, che ha compiuto un sopralluogo nell'area dove è deragliato il treno Intercity ad Andorra, causando, lo ricordiamo, 5 feriti. La procura ha aperto un'inchiesta per verificare le autorizzazioni delle costruzioni lungo la ferrovia e disposto il sequestro dell'ufficio tecnico del comune di Andorra. Il sindaco Floris ha detto che la frana ha un fronte di 20 metri e un'altezza di altri 200. Credo che siano caduti sulla linea oltre 35.000 metri cubi di detriti, così ha spiegato. Rimaniamo sempre in Italia, ci spostiamo nella capitale, Roma. La polizia di Roma ha scoperto un nuovo giro di prostituzione in cui è coinvolta almeno una studentessa di 15-16 anni. È stato arrestato un 55enne, falso manager di modelle, che induceva le ragazze a prostituirsi promettendo loro l'ingresso nel mondo dello spettacolo. Tra i clienti del giro ci sono liberi professionisti, dirigenti d'azienda, commercianti. La denuncia è partita dalla madre della giovane insospettata, dall'eccessiva disponibilità di denaro. I contatti con i clienti avvenivano sullo stesso sito, utilizzando dalle due ragazzine che si prostituivano ai parioli gli incontri nei quartieri bene, cosiddetti bene. Dall'estero abbiamo un'ultima notizia che ci proviene dall'estero: 18 persone sono morte in una ressa scoppiata a Mumbai, in India, vicino all'abitazione di Siedna Mohamed, leader di una setta musulmana, morto all'età di 102 anni. Migliaia di persone si erano radunate per rendergli omaggio. Al momento dell'incidente c'erano 300-400.000 persone. Considerato discendente diretto di Maometto, il guru era capo della setta Dawoodi Bora, comunità di imprenditori con uffici e università in Asia, Medio Oriente e anche in Africa. Dunque, vediamo se abbiamo delle ultime ore. Allora, dunque, qualche secondo, vediamo di aggiornare la pagina, vediamo se riusciamo a darvi qualche notizia proprio dell'ultimo secondo, che al momento non ce ne sono. Potremmo chiudere qui, se non che, visto che abbiamo ancora un minuto di tempo, diamo uno sguardo alla home page della nostra testata giornalistica pianetaoggitv.net. vi segnalo in primo piano un video molto interessante, l'edizione del settimanale Pianeta Oggi Report, condotta dal sottoscritto, dove potete seguire un'intervista al cosiddetto maestro del vino. Lui è Adamo Pallecchi, delle cantine Contucci di Montepulciano. Siamo praticamente sotto Piazza Grande, molto bravo nella spiegazione storica e anche sul dare le notizie sul vino nobile, noto in tutto il mondo, il vino nobile di Montepulciano. C'è questa intervista. A seguire poi Lorenzo Iosa, ex conduttore radio televisivo di TV Capodistria, che ci darà qualche nozione sulla rete internet. Poi a seguire abbiamo alcuni comunicati stampa dall'associazione OIPA, ONU per la difesa degli animali. Poi andiamo avanti, abbiamo comunicati stampa sull'ambiente, sulla tutela dell'ambiente con Andrea Zanoni,
eurodeputato parlamentare europeo, poi altri comunicati stampa da Montepulciano, visto che abbiamo anche un certo ascolto, i nostri settimanali infatti vanno in onda da diversi anni proprio in quell'area tramite le frequenze di Telediada Chianciano, poi abbiamo un'edizione speciale di Ecomondo 2000 scendendo con la home page, c'è infatti molta tensione e preoccupazione a Palermo e qui appunto c'è il sottoscritto che spiega un po' cosa sta succedendo. Dunque, scendiamo ancora. In primo piano, sempre allarme a Palermo, Messina Denaro alla Principato nel Mirino. Cosa si tratta? Beh, praticamente Matteo Messina Denaro, latitante stragista più ricercato d'Italia, alza il tiro ed è pronto ad una nuova guerra contro lo Stato. Nel Mirino il procuratore aggiunto di Palermo, Teresa Principato, che coordina le indagini per la cattura del boss. Dunque, piena solidarietà poi a Salvatore Borsellino e alla redazione Antimafia 2000 che sono stati purtroppo querelati da sgarbi. In Italia purtroppo succede anche questo, non ci sono parole, non ci sono commenti, tutta la nostra piena solidarietà a Salvatore e a Antimafia 2000 con il suo direttore Giorgio Mongiovanni. E in conclusione abbiamo l'editoriale di Giovanni Sgnaolin, esperto, lo ricordo, nella tecnologia della comunicazione audiovisiva e multimediale, che parla per quanto riguarda il movimento dei forconi. In collaborazione sempre con tutto il circuito radio televisivo terrestre, perché poi questi settimanali che entrano a porte, come sapete, vanno in onda gratuitamente su una serie di TV e radio locali e anche web, come nel caso specifico qui di sourcewebnetwork.it. Non mi resta a questo punto di chiudere qui l'edizione di Ecomondo 2000. Non ci sono, diamo ancora un'altra occhiata rapido. Non ci sono notizie dell'ultimissimo minuto, dunque la linea torna a Treviso per il proseguo della programmazione musicale. Da Pianeta Oggi TV è tutto. Massimo Bonella vi saluta e vi augura un buon fine settimana. A più tardi.